Volevo chiedere ad Amadeus, dopo 2 giorni con questi numeri, non senti l'esigenza di toglierti qualche sassolino, visto tutto quello che ti hanno fatto passare? E cosa ti ha detto Foa, cosa ti ha detto Salini? Mentre al direttore Coletta volevo chiedere, Conti ha fatto il tris, Baglioni ha fatto il bis, con numeri importanti, ma questi sembrano ancora più alti, quindi dobbiamo aspettarci un Amadeus bis? È già arrivata una mezza proposta? Allora, no, nessun sassolino. Non è finito Sanremo ancora, e la soddisfazione è quella di dare di offrire uno spettacolo che il pubblico fuori possa apprezzare. Quindi quando riesco a girare un po' adesso per le strade, la gente dice sono delle serate meravigliose che non pensavamo di poter vivere. Questa è la mia più grande soddisfazione. Giuseppe, quando noi facciamo questo lavoro, io so che sono sotto i riflettori, è normale che quando fai una cosa fatta, prendi delle decisioni, dividi, e quando una cosa fatta bene vuol dire che hai individuato la strada giusta secondo il mio pensiero, in caso contrario vuol dire che ho sbagliato, ma ho sbagliato pensando il bene di quello che sto facendo, mai pensando l'opposto, e quindi io sono felice così. E la gioia più grande, i miei sassolini me li toglie il pubblico, dando e dimostrando affetto a questo Festival di Sanremo, quindi miglior gioia, e ringrazio veramente tutte le persone che seguono il festival, miglior gioia, ringrazio Dio, miglior gioia non potevo averla in queste due serate, quindi nessun sassolino. Per quanto riguarda la Rai mi è stata sempre vicina con grande onestà, e devo dirti che non ho avuto modo di sentire il presidente, mentre ho la presenza costante dell'amministratore delegato di Fabrizio Salini, che è sempre con noi e ci relazioniamo tutti i giorni, e insieme al direttore devo dire hanno fatto sì che questo festival si sta andando così bene. Il merito è della loro fiducia e della loro presenza costante. Prego. Pronto. Rispetto al futuro non ne abbiamo davvero parlato, nel senso che siamo stati immersi dall'alba, quando ci vediamo per fare colazione, veramente come una grande family. Ovviamente io posso oggi dire che ha vinto la grande serietà, il grande rigore di Amadeus, il fatto che sia un professionista più che un divo, sono tutti, come dire, segni che poi cooperano per fare molto bene le cose, per cui non mi sento di prendere un impegno qui, ne vorrei parlare con Amadeus e con Fabrizio Salini. Penso davvero che abbiamo scoperto un direttore artistico di spessore, di serietà, ripeto, per chi come tanti di noi hanno cultura sanremese, il lavoro che è stato fatto sulla selezione delle canzoni è un buonissimo lavoro che ci auguriamo possa essere ripetuto. Posso invece dire che diciamo, al di là di Sanremo, di cui parleremo, mi piacerebbe fare comunque tante cose con Amadeus, perché in questo neanche primo mese di dialogo abbiamo delle affinità che sono quelle di pensare al lavoro, di perdere poco tempo e di essere anche delle persone semplici, e quindi questo suo linguaggio mi piace. Spero in questa mia voglia anche di innovazione di poter proseguire bene la nostra collaborazione.